Ciao a tutti! Ecco il video finalmente tanto atteso sull'abito da sposa e direi anche l'ultimo video della serie Wedding, quindi smetterò di tediarvi con questa storia del matrimonio. A parte gli scherzi, sono veramente contenta che abbiate condiviso con me questa gioia e che siate state così partecipative e entusiaste per questo momento per me così felice. Quindi faccio questi video davvero con piacere. E quindi veniamo a noi. Allora, mi avete appunto sommerso di domande a cui risponderò dopo, me le sono tutte segnate sul foglio. Adesso comincio parlandovi un pochino in generale della scelta dell'abito, anche se in realtà vi avevo scritto un post nella pagina di diario in cui magari vi linko qui sotto, così per chi non l'ha letta la va a leggere, anche se comunque adesso cercherò di fare una sorta di mini riassunto sulla scelta dell'abito. Allora, io ho cominciato il mio percorso guardando ovviamente delle riviste, guardando un pochino di profili su Instagram che appunto trattavano abiti da sposa, cercando quindi di farmi un'idea generica sul tipo di abito che mi sarebbe potuto piacere, anche se in realtà, come ben sapete, se non lo si misura, non si può mai sapere qual è proprio il modello adatto, però giusto per avere uno spunto di partenza. Mi ero fatta questa idea appunto di partenza ed era appunto un abito molto semplice, con scollo a cuore perché è una prerogativa che mi piaceva molto, abbastanza liscio, aderente fino ai fianchi e poi che scendesse leggermente più ampio, ma leggermente, sempre mantenendosi con una linea abbastanza dritta. Insomma, l'idea era questa di partenza. Ovviamente mi piacciono gli Swarovski, quindi avrei gradito anche, non so, tipo una coroncina di Swarovski sullo scollo a cuore, insomma, una cosa del genere. L'idea di base era questa qui. Ho preso appuntamento con un negozio a Napoli e sono andata nelle feste di Natale, in cui più o meno è stato il periodo in cui ho scelto il vestito, sono andata lì a vedere i miei primi abiti. Diciamo che vabbè, io ero molto tesa, non so perché, ma la scelta dell'abito da sposa mi metteva di un'ansia pazzesca, avevo paura, non so quante mille paure avevo, perché sono comunque molto insicura, molto indecisa, avevo paura di non trovare l'abito giusto e comunque questa qui essendo una cosa veramente importante ci tenevo tantissimo. E sono andata in questo negozio, l'accoglienza non è stata un granché, nel senso che mi aspettavo qualcosa in più, mi aspettavo una particolare gentilezza, cordialità. Ho misurato 20 vestiti, quindi sì, la pazienza c'è stata, anche se non dimostrata agli altissimi livelli. Solo che ecco, mi è stato chiesto quali vestiti vuoi misurare, mi hanno fatto vedere il catalogo, io ho mostrato alcuni vestiti, avevo anche fatto notare che non avendo mai misurato abiti da sposa, ecco, io valutavo anche altri vestiti se loro me ne avessero proposti, mi hanno fatto misurare giusto insomma quelli che volevo misurare io e non sono riuscita a trovare nulla che mi piacesse, no? Ma non ero proprio neanche emotivamente presa da questa cosa e quindi niente, è andata male la prima misurazione. Poi sono riuscita fortunatamente nello stesso periodo, perché appunto il periodo di Natale era un po' particolare, sono riuscita ad avere un altro appuntamento con un'altra atelier, è l'atelier dove ho scelto il mio vestito, che è la Femmita, ve l'ho scritto già in diversi post, in altre parti, insomma vi avevo già notificato questa cosa. E fortunatamente è stato totalmente diverso perché sono stata accolta direttamente dalla stilista, che si chiama Pina, a cui mando un bacio grandissimo. È stato proprio veramente totalmente diverso, non mi aspettavo neanche potesse essere così bello e coinvolgente, ecco, questo momento. Mi hanno fatto accomodare, ero lì ovviamente con la mia famiglia. E ci siamo fatti prima una chiacchierata. Diciamo che lei ha voluto conoscermi un pochino per capire che tipo di personalità avessi, per capire quale potesse essere il modello che più mi rispecchiasse. Poi ovviamente mi ha chiesto quali fossero le mie idee, se avevo già un modello preciso in mente, eccetera. Io appunto gli ho spiegato qual era il tipo di abito che mi piaceva. E però ovviamente anche a lei ho detto io però provo di tutto, cioè se tu mi proponi un altro modello io lo provo perché comunque non lo so qual è l'abito che mi potrebbe realmente star bene, cioè io ho un'idea ma tante volte si parte con un'idea e si finisce in tutt'altro come infatti è accaduto.
E nulla, quindi sono stata portata in un camerino veramente bellissimo, in cui c'era questa pedana al centro e tanti specchi tutti intorno, delle poltroncine appunto per i familiari, e Pina, la stilista, ha cominciato a propormi vari modelli. Modelli di tutte le tipologie, quindi da quelli più particolari, più sfarzosi, a quelli più semplici. Ne ho misurati in tutto 15 e infatti sono stata lì davvero tanto tempo, anche perché comunque mi dava del tempo per guardare e riflettere bene su ogni modello, è stato veramente bellissimo, ne parlavamo insieme. Lei non ha mai cercato di convincermi per nessun modello, era veramente neutrale perché voleva che appunto io mi innamorassi del mio abito. E così è stato. L'abito che mi è piaciuto è stato il secondo che ho misurato, quello che ho scelto io. Ed ecco qui qualche foto insieme a Pina mentre all'inizio prendevamo le misure, eccetera. E come ben notate, quando l'ho scelto l'abito non aveva lo scollo che poi avete visto nelle foto del matrimonio, quindi a cuore. Aveva uno scollo, non so come chiamarlo, se a barca no, a barca no perché prende le spalle. Comunque era dritto, un po' leggermente curvo così, però non aveva appunto l'insenatura a cuore. E mi piaceva lo stesso. E infatti lo dissi, ma giusto per dirsi che peccato, avessi avuto anche lo scollo al cuore sarebbe stato perfetto. E lei ovviamente mi dice, guarda che non ci sono problemi, se vuoi lo scollo al cuore possiamo fare lo scollo al cuore. Lì ovviamente sono totalmente impazzita, ho detto wow, perfetto, perché per me era già meraviglioso così, se posso avere anche lo scollo a cuore, fantastico, cioè ho tutto quello che potevo desiderare. E quindi nulla, vi ho fatto ovviamente un riassunto, se volete volete vivere proprio tutta l'emozione che ho vissuto io, vi ho scritto tutto in maniera molto dettagliata nel post della scelta dell'abito da sposa, che appunto vi lascio il link. E nulla, poi abbiamo scelto il velo, i guanti, eccetera, tutti i vari accessori, l'acconciatura e tutto. E io sono stata contentissima perché c'è stata tanta disponibilità, tanta professionalità, serietà e sono stata seguita veramente in tutto il percorso. Poi soprattutto in particolar modo, lo sapete, vivo a Milano ormai e quindi per me scegliere il vestito dove abitano i miei genitori, quindi al sud, non è stato semplice perché comunque ho dovuto, in realtà nessuno dei preparativi è stato semplice così a distanza, però dovevo ritagliarmi quei momenti in cui potevo spostarmi, andare giù, eccetera. Ho avuto la fortuna che questa atelier mi ha seguito tantissimo e sono loro che si sono, diciamo, modellati intorno alle mie disponibilità. Quindi veramente grazie mille, Atelier Le Femme, che sei stata veramente preziosa in questa fase della mia vita. E siamo riusciti quindi a organizzare tutto nei minimi dettagli e il giorno del matrimonio l'abito era perfetto, calzava perfettamente. E nulla, quindi questo è più o meno come è venuta la scelta del mio abito. Adesso cercherò di rispondere a un po' delle domande che mi avete fatto, che appunto vi dicevo mi sono segnata. E allora, la prima domanda, che è quella che mi avete fatto più spesso, è dove hai acquistato l'abito? E come vi ho detto, ve l'ho detto anche tante altre volte, però magari a molte è sfuggito. L'ho acquistato all'Atelier Le Femme di Torre del Greco. Vi lascio anche giù scritto preciso l'indirizzo, magari il sito, così se vi interessa potete andare lì anche perché sinceramente io mi sono trovata talmente bene che se ci sono comunque future spose che ancora non hanno scelto il proprio abito e vogliono fare un salto lì, io non posso non consigliarvelo, almeno di fare un giro lì per guardare gli abiti che ha e che realizza, anche perché il mio l'ha realizzato lei. L'avrei risposto nella successiva domanda, avrei detto questa cosa, però adesso mi è venuto in mente, è stato realizzato proprio da lei. Questa atelier ha ovviamente anche dei brand particolari che tratta, quindi degli abiti di altri stilisti, ma essendo lei stessa una stilista, ha anche una sua linea personale, io ho scelto questo abito che è stato realizzato da lei, quindi era fatto su misura, nel senso che non l'abbiamo fatto da zero perché non avrei avuto il tempo, io purtroppo a distanza, di realizzare un abito da zero, ci volevano molti mesi prima e molta disponibilità nel misurarlo nelle varie fasi che io non avevo. Però era un abito unico, modello unico realizzato da lei che è stato poi modificato su me. Poi, di che stilista è? Di Pina De Rosa, che è appunto la stilista di questa atelier.
Un'altra domanda che mi avete fatto: in quanti negozi sei stata prima di scegliere? Come vi raccontavo prima, soltanto due, quindi il primo in cui ho fatto questo buco nell'acqua esagerato e il secondo in cui ho trovato il mio abito. Come hai scelto? Nulla, semplicemente appunto misurandoli, guardando, valutando. Io vi consiglio sempre di valutare anche gli abiti che non avreste mai immaginato, non lo so, per dire, il modello a sirena, lo odiate, misuratelo comunque, perché magari addosso non potete mai sapere che sia il modello che vi valorizza di più. Poi, non avevi paura che potesse non piacere ad Angelo? Questa domanda è bellissima. Sì, in realtà sì, nella mia mente c'era questa paura, questa preoccupazione che poi magari potessi deludere un po' le aspettative in generale, in particolar modo di Angelo. Però sapete una cosa, quando vi piace davvero una cosa, quando siete davvero felici di una cosa, vi sentite bene con voi stesse, io credo che riuscite anche a trasmetterlo agli altri. Io mi sono innamorata di quel vestito era mio. Io mi sentivo bella e mi sentivo bella per lui quel giorno. Quindi sono contentissima e quando scegliete, scegliete sempre in base al vostro gusto. Poi, con chi lo ha scelto? L'ho scelto con mia mamma, con mio padre e con mia sorella, che sono stati veramente fondamentali per la scelta perché sono stati, devo dire, abbastanza imparziali, però nel momento in cui dovevo scegliere mi hanno assecondata, insomma è andata come speravo, non ho avuto i bastoni tra le ruote, ecco. Poi, riguardando le foto, ti piace ancora il tuo abito? Assolutamente sì. E devo dire che è una cosa rara, perché comunque sono sempre stata molto critica, molto insicura, e ogni volta che ho fatto una scelta, quando è capitato, non so, di andare a qualche evento eccetera, poi guardando le foto ho sempre pensato però potevo sceglierlo di quell'altro colore, oppure potevo scegliere un altro modello, adesso non mi piace più. È vero che è passato ancora poco, alla fine non sono passati neanche 3 mesi dal matrimonio, però io ogni volta che lo guardo sono veramente felice della scelta che ho fatto. E quando mi capita di guardare ancora qualche rivista, perché poi ho ancora delle riviste, ho ancora tutti i gruppi su Instagram che appunto mi mostrano periodicamente le nuove collezioni, i nuovi abiti, non c'è stato ancora nessun abito che mi ha fatto pensare oh, che bello, quasi quasi, però questo sarebbe stato meglio. No, mi piace il mio abito, sono felicissima della scelta che ho fatto. Poi, e le scarpe? Allora, le scarpe, l'atelier dove ho scelto l'abito non trattava scarpe e quindi le ho prese in separata sede ed ho acquistato le scarpe della marca Albano. Probabilmente tutte le spose conoscono queste scarpe perché mi sono praticamente state consigliate da tutte le mie amiche che si sono sposate eccetera, ed effettivamente devo dire che mi sono trovata benissimo, sono state molto comode, cioè soltanto a fine serata ero stanca, distrutta e mi facevano anche un po' male i piedi, però comunque dopo una giornata intera dalle 7 del mattino sui tacchi fino alla mezza, quindi direi che ce l'abbiamo fatta a superare il tutto ed erano veramente molto belle. Vi lascio magari una foto qui adesso a sinistra delle scarpe perché mi piacciono davvero molto. Purtroppo sul prato si sono un pochino sporcate, si sono scurite e ancora non ho avuto tempo di cercare di recuperarle perché io mi ero promessa no, le riutilizzerò in qualche modo, oddio, forse sarà difficile, otto, però chissà. Voi le vostre scarpe le avete sfruttate? Fatemi sapere se voi ex spose avete risfruttato per le scarpe del matrimonio. Poi, il cambio d'abito? Sì, il cambio d'abito, cioè no, nel cambio d'abito non c'è stato, mi è stato proposto di fare un cambio d'abito, però mi piaceva talmente tanto il mio vestito che in effetti ho deciso di indossare solo quello. L'abito da sposa lo si indossa solo un giorno, se poi lo cambio anche, insomma, non volevo togliergli tempo prezioso. Tutt'al più avevo pensato, valutato per qualche variazione da portare, ho chiesto appunto alla stilista se fosse possibile dare qualche tocco, abbiamo avuto delle idee insieme, quindi come vedrete nella foto. Ho indossato una fascetta arancio che è stata appunto realizzata da zero dalla stilista, quindi con tutti questi svaroschini sopra. Poi ho indossato un fiore bracciale che in pratica era lo stesso bracciale che avevo fatto per le testimoni, quindi con questo fiore grande. Avevo indossato delle stemmi di acconciatura diverse, quindi riportato tutti i capelli al lato, rossetto arancio.
E come noterete, il vestito era stato accorciato avanti. Era venuta la stilista lì sul ristorante dove si teneva il ricevimento e è riuscita, cucendomelo, a tirarlo su ma senza rovinarlo. Ha inserito, se ho capito bene, un cordone al di sotto per tirarlo e fermarlo, ma una volta tagliato quello, l'abito è ritornato normale giù senza nessun problema. Quindi è stato giusto per dare un tocco di particolarità. E diciamo è stato questo il mio cambio d'abito. Volevo sfruttare ancora di più il mio ed è quello che sinceramente mi sento di consigliare alle future spose. Cercate, se potete, di modificare un pochino il vostro, dargli un tocco di originalità, che secondo me è una bella idea. Poi vediamo. Ah, che cosa ne farai ora? Non lo so, in realtà per ora l'ho conservato, è stato lavato e riposto e penso che lo conserverò. In molti mi hanno chiesto se lo vendevo, no, non penso di venderlo, perché ci sono proprio, non so, legata, so che non lo indosserò mai più, però non so, mi sento veramente legatissima a quell'abito, so che non bisognerebbe legarsi alle cose materiali, però mi ricorda così tanto un momento così bello, anzi, mi manca anche perché tra l'altro c'è la mia mamma a casa. Quindi non posso neanche vederlo io da qui, però già solo il pensiero che quando andrò a casa potrò guardarlo, andare a dare una sbirciatina, non lo so, mi riempie il cuore. E nulla, queste erano tutte le domande, un po' il racconto, penso di essere stata lunghissima in questo video, ma spero di non avervi annoiato. E cosa dirvi più? Nulla, vi lascio a qualche immagine. Appunto del matrimonio, così potete guardare il video sia tramite fotografia che tramite appunto video. E per questo video io devo davvero tanto ringraziare i miei amici Giovanni e Donatella che sono stati veramente carinissimi durante il matrimonio lì con la videocamera a filmare ogni momento. Tra l'altro io non avevo neanche prestato tanta attenzione perché ero molto presa e prima di ripartire dopo il viaggio di nozze, di ritornare a Milano, ci hanno fatto questa sorpresa e ci hanno già fatto vedere ci hanno fatto rivivere tutto il matrimonio. Io avrei voluto caricarlo tutto per condividerlo con voi, vi giuro, però era tipo lungo 40 minuti, era quasi un film e YouTube ovviamente si è rifiutato di farlo, quindi sono riuscita ad estrapolare giusto qualche pezzettino, qualche momento per condividere ancora per l'ultima volta con voi questo giorno così importante per me. E nulla, concludo questo video ringraziando tantissimo Rosa Cirillo, che è la mia amica che mi ha truccata. Un trucco veramente a prova di sole e di emozioni, veramente è stata una giornata caldissima e il trucco è rimasto impeccabile fino alla sera. E volevo ringraziare anche tutto lo staff del parrucchiere Antoine Scafati. E sono stati bravissimi. Io sono stata veramente, penso, una cliente difficile. Avevo veramente tanti dubbi, tante perplessità sull'acconciatura. E invece mi hanno realizzato veramente un'acconciatura bellissima che mi è piaciuta tanto. Sono veramente soddisfatta. E nulla, sono contenta. Io vi ringrazio ancora tanto per aver condiviso con me questa gioia. Vi mando un bacio e ci vediamo presto in un nuovo video con una review, con un tutorial. Un bacio a tutti. Ciao!